Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha conferito a Pierluigi Bersani l'incarico di formare il nuovo governo. Secondo il Capo dello Stato, il leader del PD sarebbe nelle condizioni più favorevoli rispetto ad altri, ma dovrà provare l'esistenza di un sostegno parlamentare. Addio all'avviso 20. Da giugno alla fine del primo dei 3 anni previsti chiuderanno tutti i corsi. Lo hanno ufficializzato oggi il presidente Crocetta e l'assessore Scilabra. Annunciata anche la soppressione di 235 enti di formazione e l'avvio di contestazioni ad altri 43. Da luglio riqualificazione e poi riforma del settore e nuovo bando. Tremano migliaia di operatori, ma Crocetta rassicura: nessuno perderà il lavoro. CISL a muso duro contro il governatore Crocetta. Maurizio Bernava, segretario generale del sindacato in Sicilia, annuncia una grande mobilitazione sociale come quella del 1° marzo dello scorso anno contro l'immobilismo del governo regionale. E sono 51.000 intanto i posti di lavoro persi in edilizia in 4 anni, più di 6.000 le imprese costrette a chiudere. Avrebbe palpeggiato 4 suoi alunni. Un insegnante catechista di 40 anni, attivo nella parrocchia di Altavilla Milice, nel palermitano, è stato posto agli arresti domiciliari. Salvatore Lombardo era già inquisito per un altro episodio analogo. Scoperta una nuova casa d'appuntamenti a Palermo, i carabinieri hanno sequestrato il centro benessere Blue Moon in via Ugo La Malfa. In manette padre e figlio, Vito e Giovan Battista Signorino, di 51 e 21 anni. Il presidente Napolitano è invitato a deporre a Caltanissetta nel processo Borsellino. I giudici vogliono sentirlo su quanto avrebbe appreso nella veste di presidente della Camera sulla trattativa Stato-mafia e sugli impedimenti sulla strada del decreto legge relativo al carcere duro. Continua a tenere banco la questione dell'elettrodotto Terna in costruzione nella Valle del Mela, nel Messinese. Il comitato civico di Villafranca Tirrena scrive all'assessore regionale all'ambiente Mariella Lobello: intervenga e blocchi il progetto o si dimetta. Verrà inaugurata il 23 marzo Immagine e Scrittura, la mostra che riporta a Messina le antiche icone greche della chiesa ortodossa di San Nicola, rasa al suolo dal sisma del 1908. Esposte al Museo regionale della Città dello Stretto 50 preziose tavole, molte conservate per oltre un secolo ad Atene, più 16 manoscritti antichi. La mostra, organizzata dalla Fondazione Federico II, dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene e dal Ministero della Cultura Greca, sarà visitabile sino al 26 maggio. Per gli approfondimenti, gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, seguici su www.blogsicilia.it.